Corte d'Assise a Chieti, oggi è il giorno della sentenza per Cristiano De Vincentis, il 51enne che è accusato di aver ucciso a coltellate la moglie, la madre Paola, la mamma Paola, al termine di una lite avvenuta a Bucchianico il 19 ottobre del 2022. In diretta con noi è collegato Luca Pompei, che sta seguendo le fasi conclusive del processo. Buon pomeriggio Luca, dunque la sentenza è attesa ad horas? Sì Gigliola, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. La sentenza è prevista non prima di un'ora qui in Corte d'Assise a Chieti, lo ha annunciato il presidente del collegio giudicante per quanto riguarda questo processo, Guido Campli, che ha dato a tutti appuntamento non prima delle 14:45. La mattina è stata caratterizzata dalla lunga requisitoria del PM Giancarlo Ciani, dall'intervento della parte civile, l'avvocatessa Anna Olivieri, e dalla lunga arringa difensiva dell'avvocato dell'imputato Cristiano De Vincentis, l'avvocato Gianluca Totani. Si è ricostruita un po' tutta la vicenda, sia per quel che riguarda tutto ciò che è avvenuto prima, durante, ma anche per ricostruire quello che secondo la pubblica accusa sarebbe stato il movente. La parte civile, Anna Olivieri, ha parlato di morte annunciata, perché i rapporti tra la vittima Paola De Vincentis e il figlio Cristiano De Vincentis erano rapporti estremamente tesi per ragioni squisitamente economiche. Cristiano De Vincentis non faceva che richiedere denaro alla mamma. La mamma è arrivata a un momento di totale esasperazione quella mattina del 19 ottobre del 2022, quando è entrata nella camera da letto del figlio e l'ha aggredito. Da lì la reazione scomposta di Cristiano De Vincentis, che avrebbe inferto alla mamma ben 34 coltellate, una reazione spropositata rispetto all'offesa. Su questo ha puntato molto la pubblica accusa, che ha ribadito la richiesta di ergastolo per il De Vincentis, mentre per quanto riguarda la difesa non c'è reazione spropositata rispetto a una provocazione come quella della vittima, che ha assalito con un coltello ed uno schiaccianoci il figlio nella sua camera da letto mentre dormiva. Su queste due questioni dovranno decidere i giurati, che tra poco più o poco meno di un'ora daranno la loro sentenza riguardo a questa vicenda estremamente drammatica, frutto di un forte disagio sociale e ammantata anche da tanti particolari sul difficile rapporto da una madre single come era Paola De Vincentis e suo figlio Cristiano De Vincentis. Staremo a vedere, Gigliola, ovviamente non credo che prima del termine del telegiornale ci siano novità, per cui a questo punto do appuntamento all'edizione delle 19:30 con la sentenza e ovviamente i commenti sia della difesa e sia della parte civile di questo processo. A te la linea, Gigliola.